stanza, anche se non siamo nella mia stanza. Ok, spero mi sentiate perché sto parlando la voce davvero bassa. Non so se avete visto comunque, ma ho una nuova intro. È un nuovo logo che mi è stato fatto da un mio amico. E qua sotto troverete la sua pagina e il suo canale YouTube. Quindi fateci un salto. E oggi siamo qui all'aperto. Cosa strana per me. Proviamo a fare un Write This Journal Everywhere, visto che è da un sacco che non lo faccio ed è da un bel po' che me lo chiedete, siccome io non sono riuscita a farlo d'estate perché qua in Sardegna d'estate tipo diventa tutto desertico, quindi non si trova niente con cui distruggere questo diario se non il terreno e le palme, a quanto pare. Cominciamo subito. E questa pagina dice che devo praticamente fare dei buchi su questa pagina usando qualcosa che trovo nei miei viaggi, ovvero qua, in questa specie di parco. Quindi adesso cercheremo dei bastoncini, cose per fare buchi. Ok, qua c'è un pezzo di palma, tipo ne tagliamo un ramo, magari riusciamo a fare dei buchi, proviamo. Si è rotto prima il bastoncino che il foglio. È stato abbastanza fail questa cosa. Ok, la prossima pagina è praticamente devo disegnare qualcosa basandomi sulla luna. Io questo l'avevo già fatto, quindi è basato su una luna che magari non corrisponde a quella che c'è adesso. E il periodo, se non sbaglio, c'era una luna crescente e ho disegnato questo. Questa è la mia lampada, quella che ho a fianco al letto praticamente. Posiziona questa pagina a faccia in giù sul pavimento, diciamo, e prendila a calci per un po'. Traccia il contorno delle cose praticamente, diciamo, che trovi fuori, e lascia che i confini praticamente si sovrascrivano più o meno. Ma che bello, pessimo. Aggiungiamo qualcosa anche a questo, ovvero devo trovare cose molto piccole e attaccarle qua, siccome non ho la colla appresso. Però prenderò questo piccolissimo trifoglio e lo attaccherò qua dopo. Questa è difficile. Fai delle stampe con delle foglie, praticamente devi trovare una foglia verde, trovare una roccia. Poi gira la pagina e praticamente devi usare il sasso come martello e schiacciare la foglia dall'altro lato. Praticamente dovrebbe uscire una cosa. Una foglia. Ho tratto un sasso. Quindi adesso proviamoci. Dunque, dovrei prendere la foglia, metterla così. Non è uscita niente, questa cosa è stata un fail assurdo. Strofiniamo un po' di sporco qui. C'è molto sporco, ma lo strofineremo qua nell'erba. Fiore. E ho la mano gialla adesso. Vabbè. Wow, adesso è giallo. Questa è un'altra parte di quello che abbiamo già fatto, ovvero nascondi dei pezzi di questa pagina durante i tuoi viaggi. Ok, ho trovato un posto. Questa è la miniera vicino a casa mia. Metteremo qua. Fai una passeggiata, poi stai qua, praticamente pulisci i piedi e salta giù, su e giù.
Bene, per oggi ho finito con Rip This Journal e spero che voi vi siate divertiti tanto quanto io mi sono divertita nel cercare cose nella vegetazione. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Bene, ho la mano gialla adesso.